Buonasera, ciao a tutti, ma già siete tutti lì? Ciao! Non mi ero accorta che ci foste. Ciao a tutti, buonasera, ma che partecipazione! Mamma mia, siete tantissimi. Un attimo che salgo il cursore, quindi c'è Oichi, Annalisa, Michele, Yendi, Kuira, Lucia, Rosanna, Sivanna, Angie, Giusy. L'iscrizione si fa su Facebook sotto uno spot. Non vi preoccupate, stasera vi spiego tutto. L'ombrello matto, ciao. Anna, ciao. Lucia, Rosanna di nuovo. Rossella, ciao. Mario, Giusy, ciao a tutti. Rita, buonasera. Ciao Lucia, Antonale, ciao Beatrice, Silvia, Bruna, ciao a tutte. Giulietta, Cristian, Simona, Rita. Sara, buonasera. Paia Pieleri, buonasera. Ho pensato di iscrivermi anche se sono nuova. E adesso vediamo se ti iscrivi, Concetta. Ora vi spiego tutto. Ciao a tutti ragazzi, siete tantissimi, non posso salutarvi tutti, quindi ricomincio dalla fine. Da Claudia e da Maria Cava. Ciao, ciao Floriana, ciao Rospinella, ciao Cristina. Per adesso parliamo di noi. Come state? Ma quest'estate non pensate sia volata troppo in fretta? Eravamo qui neanche 2 ore fa a parlare dei nostri disegni e siamo di nuovo qui a parlare dei disegni che verranno. Tanto entusiasmo, ma lo vedo, meno male che ho messo il limite di 40, perché sennò ragazzi quest'anno, il primo anno, c'erano 250. Ciao a tutti, anche a te Yandy è volata, guarda, poi qui oggi è venuto anche il fresco, una tristezza, e allora, vado a colpi, insomma, no. Vado a colpi, serve il cavetto? Non serve il cavetto, il tecnico mi dice. Ciao Caterina, Giovanni, ciao. E lo so, anche io ho lavorato, e non, però mi è volata lo stesso perché avrei voluto fare più male di quello che ho fatto. Anche se ne ho fatto abbastanza, però nei ritagli di tempo, no? Tra un lavoro e l'altro, quindi uno, la vacanza non se la gode. Ciao Alisa, ben arrivata. Irena, addirittura 4 sveglie. C'era molta trepidante attesa per questa diretta. Ciao! Ciao Stefania. Ma io sì, sto abbastanza bene, non ci lamentiamo, sto. È come quando uno ha il 7, no? Non chiama la carta, ma sta, quindi sto. Chiara, sì, ho capito chi sei, certo. E allora? Neanche un giorno di male, Marianna. E perché? Spero non sia stata male. Hai l'ansia? No, no, Michele, non avere ansia, perché anche quando ho detto non entrate tra i primi 40, il corso lo potete fare lo stesso da uditori, quindi non vi Poi preoccupate. c'è sempre la lotteria. Poi c'è sempre la Lotteria Italia, appunto, come mi dice Gabriele. E allora, sarai più libera, Ketty, mi fa piacere. Enzino è di là con la nonna, Gabriele è qua, non vedete il braccio? Vi saluta. Lo so, ma d'estate ragazzi con 40 gradi faretti è veramente una fatica. Quest'estate, ciao Rosanna, come devi uscire? Ciao, quest'estate, Wolf, hai giusto il tempo per andarti a vedere il video dove spiego come funziona il corso di disegno. Lì c'è scritto. Vi ho detto tutto, quindi vi stavo dicendo, quest'anno
Abbiamo anticipato? No, ho aperto un po' prima per darvi il tempo di arrivare, per chiacchierare un po' del più e del meno. Ciao Mari, ciao Annita, ciao Rossella, ciao Anto, ti sono dato prima. Veronica, buonasera. Che vi stavo dicendo? Quindi, non abbiamo attaccato prima per scalzare, ma abbiamo attaccato prima per non perdere tempo dalle 9 in poi e così concentrarci con quelli che arrivavano giustamente solo per il corso di disegno. Ma nel frattempo volevo salutarvi, no? Dopo l'estate. No, no, non parlo del corso, aspetto le 9 per parlare del corso, lo sapete, io sono una precisa. Ora vi dico tutto, Antonella, dovete avere tutte le stesse possibilità. Quindi dalle 9 comincio a parlare di come fare per le iscrizioni. Non vi preoccupate e vi darò anche il tempo durante la diretta per organizzarvi, quindi non vi preoccupate. Allora, molto precisuna, Adriana. Ciao Adriana, come stai? Concita, ciao Mattia. E ora vediamo di riuscire, vai. Andate velocissimi, se non vi saluto non è perché non vi sto attenzionando, ma perché scorrete. Lorena, che ti è successo? Spero tutto bene. Forza, forza, la prossima volta mi devi seguire da casa. Quindi non riesco ad acchiapparvi, acciuffo alcune frasi che mi saltano all'occhio. Ma com'è per voi ritrovarvi? Vi siete sentiti quest'estate? Non vi siete sentiti? Vabbè, non ti preoccupare, Tina, neanch'io. Grazie, Simona. Grazie. Ah, sono contenta, Stefania, sono contenta. Ciao a tutti. Luigi, ciao, ti ho salutato. Ciao, Deborah. Ciao, Claretta De Carolis. Ah, ok. Spero che vada tutto bene comunque. Ciao Ile! Come va? Come procede? Noi ci capiamo, come procede? Non ci sentiamo, noi ci sentiamo sempre, è vero? Sì, ci sentiamo spesso, ma solo. Ah, voi vi sentite sempre, bravi, fate bene, tenetevi in contatto. Tu sei nuova. Grazie Claudia, benvenuta. Non vi riesco a leggere, siete velocissimi. Ma quanti siete stasera? C'è il numerino? 419, certo, fino adesso, quindi figurati. Dove vai? Dove vai? Fermo, non muovere. Allora, Titi, ciao. O Titi, Titai, non lo so. Allora, Titi, credo. Manuela, saluti dal Ticino. Grazie, Manuela, anche a te. Lo so, la mamma degli sciocchi è sempre tra noi. E allora, ciao a tutti, Jessica, ciao. Si è creato un bel gruppo, lo so, ragazzi, lo so. Quest'anno sarò più spietata, ve ne accorgerete da stasera, ragazzi. Quest'anno saremo innanzitutto molto smart e molto social, perché utilizzeremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per andare Sono le bene. nove. Sono le 9, ciao ciao ciao. Vabbè, stiamo altri 5 minuti a ciurlare nel manico così, a parlare del più e del meno. Fai video con Follettina, non la conosco. Chi? Ora me la vado a cercare. Viviana, io sono Patrizia da Genova. Se mi prendi al corso sarò felicissima. Non dipende da me, dipende dal tuo cliccare Allora, questo qua non devi velocemente. rispondere. Ah, Tu ok. vai a leggere quelli che non devi leggere. Non lo so. Tu lo fai fare a me. Va bene, va bene. Ma perché? Che ha fatto questo ragascio? È Monello? Ehi tu ragascio, non fare il Monello perché sennò qua c'è il Debannator che ti fa il mazzo. Allora, questa è una community pulita, siamo a quarti. Allora, ciao a tutti, Stefania, Lauretta, Morena, Federico, Umberto, Giulia. Ciao, riesco appena a leggere i nomi e non quello che mi scrivete. Iniziamo, sono le 9, dice Mary. E allora, ok.
Ok, iniziamo ragazzi. Benvenuti, benvenuti, bentornati, ben ritrovati. Sono le 9:01 ed ha ufficialmente inizio il nuovo anno del corso di disegno. Benvenuti al corso di disegno 2018. Sembra Miss Italia sta roba, no? Allora, come state? Vi dirò. Sono certa che molti di voi si sono allenati, sono certa anche che molti di voi non hanno toccato matita, ma non fa nulla, vedrò i disegni di chi ha lavorato e farò spallucce per coloro che non hanno lavorato. No, velocissimo. Allora, stasera state andando veramente molto veloci, quindi tacitatevi un attimo, fermi, fermi con la chat che vi devo parlare. Aspetta. Ho delle cose molto importanti da dirvi. Devo fermarmi perché vedo, mi sto venendo a sfocare. Ciao a tutti. Posso parlare? O devo andare piano? No, guarda. Ok. Io mi vedo sfocata. Voi come vi vedete? Allora. Stasera. Per stasera. Parleremo qui su YouTube. Le iscrizioni le farò su Instagram, quindi da questo momento si accende la cartella panico, andatevi a recuperare un cellulare e un account Instagram, a me non importa che abbiate il vostro account Instagram, a me importa che vostra cugina che ha Instagram scriva il vostro nome sotto la foto che tra poco pubblicherà per accedere al corso. Questo che sto dicendo vale solo, Fede ho appena detto, quindi organizzati. Questo discorso vale solo per il primo anno. Non mi serve il vostro account, non lo faccio per ragioni di numero, lo faccio per ragioni organizzative. Vi serve una foto che io posso andare a prendere sempre con una lista pulita di tutti i nomi che io poi mi possa ricopiare in un registro. Allora, stasera funziona così. Ascoltate, fermi con le tastiere. Fermi, fermi. Luciana, tu non ce l'hai Instagram. Ok, come te non ce l'avranno altre 50 persone che mi state ascoltando. Avete un figlio? Avete un marito? Avete una sorella, un genero, un nipote, un parente lontano che non sentite da 40 anni? È arrivato il momento di chiamarlo e ditegli, mi devi fare un favore. Vai sull'account Arte per te e quando questa tizia pubblica una foto con su scritto primo anno, alla velocità della luce, tu sotto la foto devi scrivere il mio nome e cognome e il nick che ho su Facebook, il nick che avete su Facebook. Giorgia Moretti. Morettona su Facebook, per intenderci. La Morettona. Adesso, io vi do abbastanza tempo per organizzarvi, non procedo subito, procedo prima con gli altri anni che non hanno che possono entrare tutti, cioè gli altri anni già sono dentro e quindi non hanno fretta di entrare e per ultimo metterò il primo anno, quindi organizzatevi, prendete, requisite il cellulare a vostro figlio, a vostro marito. Computer. Instagram comunque lo trovate anche su PC, non c'è bisogno di avere un cellulare. Instagram lo trovate su mobile e su fisso. Su fisso non potete pubblicare le foto, ma potete commentarle, quindi andate lisci. Aspetta, si vede malissimo. Mi fermo un attimo. Che cosa devo fare? Rimandali. Forse gesticolo troppo? Sì. E allora mi fermo, mi mummifico. No, devi stare. Vai. Allora, comincio subito. Prendo il mio simpatico cellulare e comincio a pubblicare su Instagram le foto del secondo, terzo, quarto anno e dei senior. Sono tante foto separate. Per favore, gli appartenenti al secondo anno, gli appartenenti al terzo anno, gli appartenenti al quarto anno e gli appartenenti al quinto anno scrivano sotto la foto
nome e cognome e il nick di Facebook. Entrate tutti voi ragazzi, mi serve solo perché quest'anno ci sarà il registro, perché io devo prendere le presenze. E quindi mi serve avere una foto pratica da andare a cercare e cliccare per vedere se ci siete. Comincio, sto pubblicando la foto del secondo anno, ok? Sto scrivendo, scrivete il vostro nome ed il vostro nick di Facebook. Il nick sarebbe il nome. Sì, il soprannome che vi siete dati. Nome, nome. Qui sotto, se appartenete al primo anno del hashtag corso di disegno, ho sbagliato, del secondo anno. Cominciamo con i miei lapsus, cominciamo, ragazzi. Cominciamo bene. Mi sono corretta. Pronto, secondo anno? Sto pubblicando. Condivido la foto. Ecco qui. Dovrebbe essere pubblicata adesso. Il secondo anno può cominciare a scriversi nella lista, che è una lista non a numero chiuso. Ok? Ora faccio una cosa furba. Poi lo modifico questo post nella parte scritta quando non ci siete voi, così non vi faccio perdere tempo. Ora pubblico il terzo anno. Ci siete? Vado. Lo faccio proprio con voi. Anche qua. Cognome è Nick, però mi è scritto Nock, Nick di Facebook. Vado, terzo anno su Facebook, andatevi a scrivere. Chi era del terzo ovviamente scriverà al quarto, ragazzi. Chi era al primo l'anno scorso, ora è al secondo. Chi era al secondo l'anno scorso, ora scrive sotto il terzo. Chi era sotto il terzo l'anno scorso, ora scrive sotto il quarto. Chi era al quarto l'anno scorso, scriverà sotto i senior se vuole partecipare. Chi era senior, continua ad essere senior. Addirittura c'è gente che si sta suicidando. Forza, ragazze! Lucia, non rinunciare prima di cominciare. Non è nella politica del canale. Forza, forza! Vado sul quarto. Questa cosa a me aiuta tanto, ragazzi. Avere la certezza di quelli che siete aiuta sia me che voi nell'ordine delle correzioni. Avrò uno specchio molto più chiaro. Vado di quarto. Stavo pensando su Instagram. Certo, perché? Vado, condivido il quarto anno. Intanto voi scrivete. Per una settimana rimarranno questi post a vostra disposizione, dopodiché li eliminerò, non sono foto di pubblico interesse, quindi mi sarò ricopiata tutti i nomi e queste foto verranno eliminate. Bravi! Pubblico l'ultima, la penultima, quella dei senior. Ma tutti quelli che rimangono fuori con un bonifico possono rientrare? No, non sono corruttibile come te. Allora, e qui abbiamo
Adesso analizza, adesso ricarica la pagina. Aggiornate. Che spunta. Non ti preoccupare. Il secondo anno non è uscito, ora controllo. Aggiorno. Allora ragazzi, vi faccio vedere. È la mia pagina di Instagram. Ci sono tutti gli anni, ok? Quindi riaggiornate la pagina. Non si vede? Sì, vedete? Ve lo metto di sbiego. Secondo, terzo, quarto, senior. Manca solo il primo. Quindi, ecco, secondo anno, tutti ci sono. Quindi aggiornate, non fate gli inchiappatoni telematici e forza! Ragazzi, aggiornarsi sui social è un dovere che abbiamo nei nostri confronti e nei confronti dei nostri figli. Non rimanete fuori dal loro mondo. Aggiornatevi. Guardate che questo corso vi aiuta anche in questo. È il primo. Il primo aspetta. Aspettate. Sto dando a tutti la possibilità. Non abbiate paura, secondo, terzo, quarto e senior, avete una settimana per scrivere il vostro nome. State tranquilli, non c'è, io lascerò lì le foto. Vi basterà andare e aggiungervi nella lista, ok? E anche il primo avrà una settimana per iscriversi, però poi entreranno solamente i primi 40 come effettivi, cioè come coloro a cui correggerò i compiti ogni settimana. Poi gli altri, se vorranno partecipare, parteciperanno da uditori, il che mi consentirà di ignorare i loro disegni se sono piena fino a qui e non ho un minuto di tempo, o correggere i loro disegni insieme a quelli del corso nei pomeriggi in cui avrò più tempo da dedicare a internet, a voi. Quindi voi fateli, perché poi se qualcuno rinuncia, e la rinuncia quest'anno si esplica semplicemente con tre assenze consecutive, se siete tre volte assenti, do tre compiti, primo compito non fatto, secondo non fatto, terzo non fatto, siete fuori. Pagate la per ragioni di rispetto, certo, nei confronti di quelli che vogliono fare il corso e sono in lista d'attesa, la lista scorrerà. E quindi io vi ricontatterò e vi dirò: ehi, ci sei anche tu da domani nel corso? Bravo. Va bene, Barbara, non mi interessa, io devo soltanto leggere il nome del commento, non il nome del nick di Instagram, quindi va benissimo. Grazie Alice che ci stai aiutando. Alice sta dando dei consigli. Brava Alice, io non riesco a leggerti, ma poi ti leggerò e ti ringrazio. Brava sin Alice, da per adesso. Te uno sconto. Sì, sì, un disegno in meno. Anzi no, due in più forse, due le faccio più favore. Più bonifico... Allora, ragazzuoli del primo, vado con la vostra foto. Piano, eh? Niente piano. Panico, se non rientrate tra i primi 40, non vi preoccupate. Non vi preoccupate, se nel cliccare i cuoricini dovessi sbagliare e ne clicco 41, sto facendo un esempio per errore, siccome è colpa mia, anche il 41esimo entra, cioè non vi do la speranza, perché io le faccio queste cose, sono capacissima e quindi mi metto le mani avanti, non do false speranze. Io adesso cuoricini non ne metto, voi scrivete, poi quando stacco tutto metto i cuoricini ai primi 40, non risponderò con nessun commento a tutto quello che state scrivendo, quindi metto i cuoricini ai primi 40 e loro sanno che sono dentro. Quelli senza cuoricino, il cuoricino mio è lo stesso vostro, come dice la cara Barbara Dius, però è di mio figlio e anche di mio marito, però continuate a seguire, se è una vostra passione il corso di disegno, seguitelo, perché nel nostro corso di disegno si impara dalla comparazione tra di voi e quindi nel guardare i disegni degli altri potrete comunque imparare. Quindi ora tu che fai? Aspetta, fammi capire. Ora sto per pubblicare la foto con scritto primo anno, con la didascalia, ok? Vado. Allora. Accorrete. C'è della suspense, vero? Questa cosa interattiva non è bellissima? Le foto sono su Instagram. Stiamo lavorando su Instagram. Caricate.
Quindi sta pubblicando la Sto foto. scrivendo bene la didascalia. Una volta che lei pubblicherà la foto, voi vi dovete scrivere sotto nome e cognome, giusto? È il Abbiamo... nick che hanno su È il nick che Facebook. avete su Facebook, se avete un profilo diverso su Instagram. Pronti ragazzi? Allora, nella didascalia, primo anno, corso di disegno. Per partecipare, lascia qui sotto nome, cognome e nickname che usi su Facebook. Titolari, i primi 40 che segnalerò col cuoricino. Sapete il cuoricino che c'è sotto dove si clicca? Ok, vado 3, 2, 1, in bocca al lupo a tutti. Sto pubblicando. Aggiornate la pagina come i Ed pazzi. Vi ecco, dico io quando è online. Ora, aggiornate la pagina. è partito la È selezione da partita la pagare, è partito bagarre. da pagare. Io non guardo. Durante la diretta stasera io non guarderò, non vi voglio Molti creare ci ansia. chiedono, per esempio, dall'Honduras stanno chiedendo, ma non potevano essere 50, 60, non poteva aumentare, Poi perché non non vi l'hai fatto? preoccupate, non vi preoccupate, perché non ce la faccio a correggerli bene 60. Invece preferisco offrire un servizio fatto bene piuttosto che una cosa un pochettino più arraffazzonata come è venuta l'anno Servizio scorso. gratuito, Servizio come 100... sottolineano. Servizio sì, gratuito, come 150 in un nanosecondo. Aspetta, non mi bloccate il profilo Instagram. Sono No, già ma quando? Ma 119, non è vero, non è possibile. 146. Sì, ok. Ma voi vi... Ale, Sei a ecco, appunto. Sì, 167. ciao, tombola. Ragazzi, voi immaginate un corso di primo anno con 167 iscritti? Sarebbe stato impossibile, impossibile. Ma quale piace a 18 persone? Vediamo. Eh no, ci sono i commenti. Carica altri commenti. È vero, siete già No, tanti. sono tanti, sono Va bene, pare sono meglio. 183, 197. Vi leggerò tutti, ragazzi, ok? Non vi preoccupate, non vi preoccupate. E ripeto, se volete partecipare, partecipate. E pubblicate anche il disegno se volete. L'importante è quest'anno per tutti, Io ragazzi. farei un corso da 300 Per al primo anno. tutti, per 204, follia, sarebbe stato una... Io me lo ho voluto fare così perché lo avevo immaginato. Il corso di disegno sta diventando una cosa bestiale come numeri. Quindi ho detto, se non pongo un freno, io passerò la settimana a correggere compiti oppure devo sospendere il corso per bancarotta. Veramente, ti rompono un cervello. Quindi, ragazzi... Veramente, devi fare Piano 5 ore ogni piano le anno. facciamo tutte. Adesso parliamo tra di noi, parlate con ombretta. Quest'anno cosa faremo? Pomeriggio del primo anno, no? Siete 2456 e volete partecipare. Io vi ho detto, potete comunque pubblicarli tutti i disegni, però mi dovete aiutare perché io ho un registro, quindi mi andrò a cercare le persone. Però, cioè, man mano che correggerò, guarderò se siete sul registro. Se invece non ci siete, segnalatemelo. Ditemi, Filiberto Filiberti, uditore, in modo che io lo guardo il disegno. Se i vostri colleghi vogliono darvi dei suggerimenti, potranno anche farlo. Cioè, voi siete comunque parte della classe. Se a me stride qualcosa all'occhio di eclatante, ve lo segnalerò perché io sono così. Certo, su 300 disegni mi sembra improbabile, ma se dovesse proprio essere una cosa bellissima o una cosa Vabbè, meno chi è iscritto due volte non non vi bellissima, preoccupate, vale sempre la prima iscrizione. certo, vale una e scorro. Il 40esimo in quel caso sarà il 41esimo. Quindi voi partecipate perché io sono certa, sicura, stracerta che ne gioverete anche da uditori. Tra le altre cose, se dovesse poi la graduatoria portarvi su, sembra di concorsi per Veramente. l'insegnamento, sarete già allenati e quindi fatelo lo stesso. Che vi frega? È gratis, vi divertite, conoscete gente, ricordatevi che state conoscendo persone tramite un mezzo social, quindi
non sbragatevi totalmente, tenetevi sempre un po' nel vostro, non date indizi, numeri di telefono, che fate la notte, dove vivete. Sappiate gestire i social, ok ragazzi? Perché sono comunque delle responsabilità che dovete avere nei confronti di voi stessi e che io sento nei vostri confronti. No, chi si è iscritto due volte, io lo conterò per uno, e se è iscritto due volte tra i primi 40, lascia un posto libero per il 41esimo. Allora, quindi anche gli adulti, anche sì, gli adulti, anche i senior quest'anno non avranno dei compiti per loro, l'ho detto nel video, vi lascio, appena questa diretta diventerà un video permanente, vi lascio sia nell'info box che qui dove c'è la i col pallino, il video in cui spiego le modalità del corso di disegno. I senior quest'anno hanno una grande libertà, non avranno dei compiti per loro, ma potranno pubblicare il giorno che preferiscono, il compito che preferiscono tra i 4 anni che io ho assegnato. Per esempio, se Ileana Cicchetti, che è una senior, stasera vede le foto che pubblico e le piace quella del terzo anno, lei pubblicherà il disegno, seppur lei è una senior, con i ragazzi del terzo anno. La differenza è che invece di scrivere Rosi Ciccini terzo anno, lei scriverà Ileana Cicchetti senior, quindi io so che quella ragazza non fa parte del corso terzo anno, ma è una che dovrebbe essere più brava, più avanti. Questo serve sia a lei come stimolo, ai senior, per mantenersi in carreggiata, perché ho visto un lento declino di alcuni senior che si sono un po' adagiati sulle loro capacità, ma per quelli che invece non si sono adagiati, tra cui anche Ileana, un grande aiuto, diventano questi un grande aiuto per i ragazzi del terzo, perché dai loro disegni possono trarre vari escamotage, vari arrangiamenti stilistici che potrebbero servire loro per capire ciò che io invece cerco di dirvi soltanto a voce. Se, che ne so, Lucia Scaturro partecipa al le piace il disegno del secondo anno, pur essendo le senior può partecipare al secondo, così come al primo, così come al quarto. L'importante è che pubblichino insieme ai ragazzi del corso. Quindi, se fai un disegno del primo anno, signor senior, pubblichi il giorno del primo anno, ti segni la data e pubblichi. Adesso, siccome questa è una serata social, adesso vi pubblico i compiti, così li discutiamo insieme. Che ne pensate? Ornella, non ti preoccupare, ho appena finito di dire che puoi farlo comunque il corso, da uditore. Ma che dovrebbe? Esther, vuoi letti i primi 10? Aspetta. Allora, leggiamo i primi 10. Allora, sicuramente il premio da 5 milioni di euro è andato a Roma. O a Milano. O a Napoli. A Palermo anche, a Palermo anche. Allora, un attimo ragazzi, perché li devo mettere in ordine. Un attimo, state calmi. Allora, i primi 10 sono... Attenzione. Matteo 320. Curia 85, che su Facebook è Chiara. 123, Antonio Wolf, Antonio Nigro. Malachian Anassor, Rossana, mi sa che è il tuo nome, vero? Poi Gianmarco Vagnozzi, Ettore Vigliotta, la presbiopia avanza. Davide Arcaroli, Alessandra Pappalardo, Chiari 2594, Crescentluna 11, Mary 90 Grace, Ginger Glory, Ciabatta 75, complimenti per il nick. Bellissimo, e non parlo avanti. Vediamo, comincio a mettere i cuoricini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Poi, ricordati 13. Salvatore
CH8454, Roisoleil 93, Rosso 7865, Simo Brac, Giuseppe Colucci 04, che è Alessandra Colucci, va bene. Ami Mami Creation, Giovanna Altieri, Mari Donata 55, Colorful Knitting, vediamo fino a qua. Ero a 13, giusto? 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ricordati 21. 21. Davide Pezzi, Erika Di Simone, Maria Fantauzzi, non lo so, Claudia Alborino, Erika Fabiani, Alessandro Artuso. Eravamo a 21, 22, uh-huh. 23, 24, 25, 26, 27. Vanna Fiore, 28. Samu Canna, come? Vanna Fiore, abbiamo detto 28. Samu Canna, occupato, 29. Mamma, un attimo, 29. Mia mamma bussa, quindi ragazzi, io non so che dirvi. Vanna Fiore, non riesco a metterti il cuoricino. Guarda le impostazioni, avrai qualcosa che mi impedisce di metterti il cuoricino, però sappi che, vabbè, te lo metto nei commenti, vediamo se mi fa, ok, ti ho messo il cuoricino nei commenti, ma non riesco a mettertelo di lato, e quindi non mi ricordo più a che punto eravamo, basta. Va bene, dai, ne abbiamo letti quanti? Ne abbiamo letti una trentina. Una trentina. Gli ultimi 10 me li conservo per la seconda serata, ok, ragazzi? Quindi, se siete stati nominati, complimenti per la rapidità. Per tutti gli altri, il premio di consolazione quale sarà? Basta, perché sennò poi mi confondo e faccio qualche macello. Adesso prendo il mio amato PC, il mio secondo PC. Le foto dove le pubblichi? Che le e adesso pubblico i compiti con le date. I compiti, come sempre, verranno pubblicati su Facebook nell'album Compiti di disegno, che è sempre lo stesso. Quindi li pubblico nell'album Compiti di disegno. L'album Compiti di disegno lo trovate andando su Arte per te Facebook, colonnina laterale, cercate foto. Tra le foto cercate album, tra gli album cercate album compiti di disegno e lì ci saranno i compiti. Scorrete... Daniela ringrazia il suo fidanzato per la mano lesta. Ok, scorrete gli ultimi, scorrete gli ultimi e sono i vostri compiti. Comunque io li ricondivido sempre anche su Facebook nella pagina centrale. Siete pronti di scoprire insieme a me i compiti che ho pensato? Ovviamente anche qui pubblicherò prima quelli dei più grandi e poi quelli del primo anno, perché con voi devo parlare un attimo. Allora, corso disegno, due punti compiti, così si chiama l'album. Sto caricando, ragazzi, grandi novità, vedete, già abbiamo cominciato in maniera effervescente. Ma chiedono come fanno poi loro a pubblicare i disegni. Ora, una cosa per volta. Non c'è bisogno dello scanner, se ce l'avete va bene. Una cosa per volta. Questo PC, desktop. Allora, dove li ho messe? Corso di disegno, compiti. Pronti? E allora pubblico. Secondo, terzo, quarto. Apro. Un attimino, perché devo cercare tutta la vostra cartellina santa in cui ho messo tutte le didascalie che adesso aggiungo. Ecco qui. Allora, secondo anno. Copio. Avevo già preparato tutto. Secondo anno, abbiamo detto era questo. Ragazzi del secondo anno, non mi svenite, eh? Si può fare. Concentratevi sulle forme. Ragazzi del terzo anno, voi potete svenire.
Ok, siete, avete la licenza di svenimento libero. Ok? Sì, sì, io lo so che le merita le donazioni. Ragazzi di quarto anno, divertitevi, fatemi vedere chi siete. Quindi qua c'è da divertirsi. Avete abbastanza tempo per fare il compito, eh? Non iniziamo... con la fretta, ma iniziate subito a lavorare tutti e tre gli anni, perché se no non arrivate a finirli per la data indicata. Quest'anno la pubblicazione dei vostri compiti entro le 13. Avete dal giorno precedente al giorno del compito entro le 13, non più tardi. Sto pubblicando il secondo, il terzo e il quarto anno. Andate a sbirciare i vostri compiti. Adesso li ricondivido, così vi spunteranno in home page e cominceranno gli urli di Munch, i suicidi, i coltelli. Qua già io me la vedo tutta. Così, se avete qualche domanda da farmi, me la fate adesso e io sono più tranquilla. Allora. Condivido su pagina che gestisco, questo è secondo anno. Vado, eh? Terzo anno è difficile il vostro, è il più difficile di tutti. Sapevatelo. Che scrivono? Terzo anno. Condividi. Tutto Tutto il giorno precedente? Sì. il giorno precedente e fino alle 13 del giorno stesso. Quarto anno, sì, da una parte tolgo, ma da una parte vi aiuto, ragazzi, eh. Tema dei disegni autunno. Sono tutti bellissimi. Simona, sarai tra i primi 40, non li ho nominati tutti, eh? Adesso, se più tardi ti arriva il cuoricino, vuol dire che sei dentro. Stai serena, se no, come ho detto, partecipa lo stesso. Quando potrò vi correggerò e comunque ne avrete grande giovamento. Adesso vado con il primo annuzzo che vede pubblicato il suo primo compituzzo. Vi piacciono? Va bene, Wolf, non ti preoccupare, sono quello che ha partecipato. Allora, un attimino. Primo anno, siete emozionati? Ancora non siete, non sapete nemmeno chi siete, però io intanto vi pubblico qua il disegno, incolla, pubblica. È online anche perché io devo parlare adesso con... Avete visto i disegni, vero Maria? Noto che avete visto i disegni, Qualcuno ha visto i Rossella. disegni, Sì, bella. li hanno visti, li hanno visti. Le icone sono da gente che ha visto il Vado a disegno. vedere che dicenzo. Vadi, vadi, toglili la lentina se riesci. Allora, perciò, un attimino che ricondivido sulla pagina. Scusate se io introduco stralci di vita quotidiana del tipo togli la lentina, quella, ma il bambino va seguito. E quindi sta andando a nanna, Enzo domani a scuola, quindi lui sta andando a nanna. Allora, condivido, sto condividendo la foto del primo. Ti annoi Stefano? Perché è lavoro, non è una diretta di sciocchezzuole. Qua stiamo organizzando un corso di disegno vero. Ma adesso ho finito di condividere. Comunque sto lavorando per voi. Quindi, primo anno pubblico. Benissimo, adesso siete tutti online. Allora, primo anno, la foglia semplice.
Leggete sempre questa cosa che vedete volare, una zanzara, è da un'ora che cerco di prenderla. Seguite sempre quello che scrivo nelle didascalie. Quindi, primo anno, compito da consegnare, giovedì 11 ottobre cominciamo con le consegne. Vi sto dando abbastanza tempo per organizzarvi nei materiali e soprattutto nelle idee. Primo anno. Giovedì 11 ottobre, entro le 13, disegna con matita 2B su foglio ruvido questa foglia, partendo dai contorni e quindi le venature interne. Non immettere, quindi non disegnare il chiaro scuro, ok? Niente chiaro scuro, solo linee di contorno e linee di venature. Già questo vi verrà difficilissimo. Quindi concentratevi e fate bene questo lavoro. Se non vi viene bene, ricancellate, ridisegnate, ricancellate, ridisegnate, sono esercitazioni. Secondo anno, voi continuate con il bianco e nero, ma vi do il primo spunto. Sinai, cosa intendi per favore io che faccio? Ora ne riparliamo. Senza colore, ma la foglia colorata. Quindi tutto bianco e nero grafite. Anita, tu non ti preoccupare, tu intanto fai. Poi si vede, non ti preoccupare. Quindi hai partecipato sia con i nomi, vedi Wolf, questo con i nomi di Antonio Nigro e Francesca Parini. E contando ambedue sono nei primi 40. Quindi devo contarne solo uno? O Antonio Nigro o Francesca Parini, ok? Ulf, rispondimi per favore. Io toglierò Antonio Nigro perché me lo ricordo di più, o forse Francesca Parini, no, me li posso ricordare entrambi perché conosco sia un Nigro che un Parini, quindi me lo fisso in mente. Allora, i disegni, Barbara, li puoi vedere adesso sulla mia pagina Facebook di Arte per Te. Ragazzi, devo eliminare entrambi perché poi hai fatto anche un Wolf 123? Perché me lo ricordo un Wolf 123. Ok, va bene. Allora, va bene. Entrambi bisogna partecipare. Non ti sto capendo. Scrivimi tutto. Questa Francesca Parini e questo Antonio Nigro sono due persone che vogliono partecipare oltre te? Ragazzi, non fate confusione. Leonardo, che vuoi? Senti, rispondi. Senti, dimmi, Leonardo, che c'è? Cosa posso fare per te? Non ti arrabbiare, che qua siamo 250.000. Dimmi, dimmi. Io MasterChef no. Allora, io vado avanti, ragazzi. Voi cercate di capire da quello che è foglia senza colore. No. Primo anno, soltanto i contorni e le venature. Colore il primo anno non ne vede. Ok, ho capito allora, ho capito. Allora, non c'era bisogno che dicevi nulla, perché io li avevo contati già. Poi, ora ragazzi, non fate confusione. Vi ho detto di mettere nome, cognome e nick su Facebook. Ovviamente, se nel commento sono diversi, vi ho detto che io vado a guardare quello che c'è nei commenti, non il nick con cui state chattando. Non mi interessa se Tizio ha 5 scritti Tizio, 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 se poi nei commenti ha 5 nomi diversi. Se ve l'ho detto io che potete fare così, lo capisco. Allora, non ti preoccupare Veronica. Allora, mi sei simpatica, voglio capire, al quinto anno gli alunni hanno il diploma accademico riconosciuto dallo Stato. Concetta, no, 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 è un corso online gratuito dove offro le mie competenze da docente d'accademia per farvi fare coltivare un hobby.
No, un corso online che dà un titolo accademico riconosciuto dallo Stato non esiste, ok? Non cerchiamo di queste cose perché non esistono. Allora, cosa vi stavo dicendo? Secondo anno, vado con i disegni, quindi tutto in grafite, tranne la foglia che potete colorare. Ciao Claretta. Con le matite colorate, se dovete andare via, se la cosa vi annoia, no, non parlo di te, Claretta, se dovete andare via, andate, tanto questa live la ritroverete per esteso domani come video normale di Arte per te, quindi state tranquilli, da stasera stessa potrete guardarle. Adesso parlo come Biscardi, guardarle, guardarlo. Allora, la stanchezza. Quindi la foglia la potete colorare con le matite colorate. Solo la foglia. Poi andiamo ai poverini del terzo anno. Ragazzi, terzo anno. Alice l'ho appena detto, sì. Terzo anno, qui dovete conciliare tutto quello che ho spiegato. Come vedete, la foglia in alcune parti è trattata assai diversamente che l'acqua. Se nell'acqua potremo mettere del bianco e del blender, nella foglia magari no. Se nell'acqua potremo mettere un brunitore, un varnisher, come mi avete corretto giustamente, perché io dico brunitore, vabbè, un brunitore è qualcosa per lucidare in alcune parti della foglia, in altre no, in alcune parti dell'acqua, in altre no. Quindi state attenti, grazie Ile, meno male che qualcuno lo capisce, grazie. Allora, che è tutto così, grazie. E poi, quarto anno, terzo anno, mi raccomando, i neri, gli scuri, i profondi, quelli che danno lo stacco alla foglia, quelli che fanno galleggiare la foglia, ok? Quindi non il tutto, ma delle cose che diano risalto. Io nel frattempo devo cancellare i idioti che scrivono idiozie. Non ci fate caso, ragazzi, perché non c'è Gabriele, quindi, ma quelli ci sono sempre. Il bannatore sta tornando, non vi preoccupate. E poi lasciateli fare, ognuno ha bisogno dei propri 5 minuti di dimostrare se stesso, no? E loro mostrano loro stessi così perché sono così. Adesso, quarto anno. Liliana, l'anno precedente ho fatto parte del terzo anno, ma ho fatto un disegno. Posso rientrare? Sì, al terzo, sì, va bene, Liliana. Allora, nel quarto il foglio scuro, io non sono sicura che vi agevoli. Se volete utilizzarlo, io non vi ho detto però di usare i gessetti, Quindi non sono sicura che vi agevoli il foglio bianco. Non usate né carboncini né matite colorate. Di conseguenza, cos'è il brunitore? È il varnisher, è quella matita che viene venduta col blender che serve per lucidare. Trovi qui il video su cosa sono i blender e i varnisher. Guardatevi i video del corso di disegno, perché tutte queste cose di cui parlo ne abbiamo già trattate nel corso di disegno di Arte per te qui su YouTube. Quarto anno, fatelo come vi pare. Ok, ragazzi? Fatelo come meglio vi pare. Io preferirei lo faceste con matite colorate, specie adesso, per far capire c'è possibilità di entrare nel secondo? In che senso, Manuela? Tu non hai fatto il primo e vuoi entrare nel secondo? No, non si può. L'arte per te è sempre stata così. Bisogna passare ogni anno per il successivo. Però, ragazzi, altra cosa, siccome io nel corso dell'anno promuovo le persone, per intenderci, capiterà che in questo primo anno ci saranno delle persone con delle competenze molto spiccate e quindi io le passerò di anno, le passerò al secondo, le passerò magari al terzo e quindi rimarranno vacanti quei posti che erano occupati da loro. Quindi sempre qualche posto si libera perché la classe sempre da 40 sarà. I disegni sono sulla mia homepage in questo momento. Basta andare sulla pagina Facebook di Arte per te. Allora, ho
Ogni tanto userò Instagram e ve lo dirò con anticipo per uno scopo ben determinato, quando mi serve un qualcosa che rimanga ben isolato, non confuso, dove rimanga la foto in anteprima e i commenti in secondo piano. Per i disegni userò sempre Facebook, quindi in questo momento i disegni sono postati sulla pagina Facebook di Arte per Te. Ora te lo dico, Tina, un attimo, una cosa alla volta, se no facciamo confusione. Le dirette le facciamo qui su YouTube. Delle dirette a sorpresa, che comunque potrebbero anche rimanere online sempre. Gianluca, infatti, non è che è obbligatorio, non ha nessun senso. Il senso è la passione. C'è gente che non si può permettere un corso d'arte e Ombretta, che è una stolta sciocca, decide di mettere le proprie competenze a disposizione delle persone che non possono permettersi, non hanno voglia di pagare, non vogliono andare, preferiscono investire il proprio capitale in altro. E quindi il corso di disegno è un corso che permette a tutti di esercitarsi sul disegno in maniera gratuita. Se non ti sta bene, bene, non è un problema, ma non deve avere tutto un senso, ragazzi, non deve avere tutto un fine utilitaristico. La passione non è utilità. Tu non devi fare sport per farti venire i muscoli, devi fare sport. Che è successo? Perché ti piace lo sport che fai. Poi se ti vengono i muscoli è un altro paio di maniche. Adesso spero che tu abbia capito il senso delle mie parole e spero di essermi spiegata bene affinché tu lo capisca. No, io non ho nessun lavoro, passo le mie giornate qui ad elargire così consigli non richiesti. Allora, cioè l'ingenuità di alcuni ragazzi. A volte capita che le persone facciano qualcosa per passione. Questa è la mia passione e la metto a disposizione di chi mi segue, e chi mi segue ha la passione, la mia stessa passione, e si mette in gioco. E io spero che un ragazzo giovane, piuttosto che lasciare commenti sconclusionati, approfitti di queste opportunità che certe volte la vita dà, perché potresti arrivare molto più avanti di come invece si arriva pensando sempre che a un dare bisogna avere un avere. Detto ciò, no, non è successo niente, lo sai che io poi sulle sciocchezze mi accaloro, ma non è successo, è stato educatissimo ragazzo, non è successo niente. Chiedeva che senso ha seguire questo corso se poi non viene rilasciato nessun diploma. Niente, quindi gli ho spiegato il senso. Adesso basta, questo è tutto. Parliamo dei vostri compiti delle vacanze. Per coloro che hanno avuto la tempra, la voglia, la forza, il tempo di farli, li posterete come commenti ai vostri disegni. Io metterò il like quando li vedo. Se avrò qualcosa da dire, vi aggiungere il commento. Se il disegno va bene così, non ha nessuna distorsione, non ha niente da di particolarmente importante da essere segnalato, lo lascerò andare in cavalleria. Quello serviva a voi, non a me. E mi fa piacere che comunque lo mostriate. Vi ricordo, e lo ricordo soprattutto ai nuovi iscritti, che il corso di disegno di Arte per Te non è un corso per coloro che amano sentirsi dire bravo, non è un corso che trova in me un giudice del vostro operato. In me troverete sempre una persona che rispetterà il vostro lavoro e che quindi non vi giudicherà, ma vi raddrizzerà il tiro quando vede che le vostre energie sono canalate in una direzione che non vi porta al soddisfacimento dell'atto del disegno. Stessa cosa chiedo e pretendo da voi nei commenti con i vostri colleghi. Non siate mai sprezzanti, non siate mai spocchiosi, non siate mai maleducati nei confronti degli altri, perché sennò verrete eliminati dal corso e bannati. Siamo qui tutti nella stessa barca, siamo qui tutti per imparare, nessuno
è più bravo di un altro per scienza infusa, ma soltanto perché ha avuto magari più possibilità di allenarsi. E noi siamo qui proprio per questo. Nessuno giudica nessuno, tutti qua siamo per aiutarci a coltivare una passione. Altra cosa, mi raccomando, primo anno, ma mi raccomando tutti gli anni, la puntualità nel postare. Già l'anno scorso ero abbastanza tiranna in questo, ma quest'anno, visti i numeri, lo sarò ancora di più. Di conseguenza, entro le 13, non un minuto dopo, non ci saranno eccezioni, abbiate la maturità di capire che anche se è calato un impedimento, nel senso che la navicella stucciale di Tito si è posteggiata all'interno del vostro balcone, impedendovi di arrivare al computer, non è colpa vostra postare, non aver potuto postare entro le 13, bene, a quel punto rinunciate, non mi mettete in difficoltà nel dovervi dire che non vi posso correggere il compito. Quindi siamo tutti adulti, gestiamoci in maniera matura, perché voi lo sapete, io faccio il più possibile, se vi dico di no vuol dire che proprio non ci arrivo. Allora, il quarto anno. Per il quarto anno io ho scelto un disegno dove la luce è la protagonista, anche se voi direte che è un disegno in penombra. In realtà tutto quello che fa risaltare questo disegno è la luce. Ok? Quindi ho messo che sono consentite anche penna bianca in gel, ma anche tutti i tipi, la gouache, qualunque l'uniposca bianco per dare alcune lumeggiature, insomma. Io preferisco la gomma elettrica, insomma, riprendiamo tutti i nostri alleati nel disegno per far uscire il bianco. Lo sfocato, come lo facciamo? Mi raccomando, blender bianchi, giochi di sovrapposizione di colori, portare il colore a saturazione. Lavorate con i neri nella parte antestante, nel primo piano. Il primo piano non c'è un nero assoluto, ma ci sono molti bruni portati avanti molto intensamente. Insomma, quarto anno lo sa fare questo disegno, non è nulla di speciale. Non svilite nello sfondo né il primo piano. Non è perché si vedono male che non li dovete fare tutto. Le matite colorate che consiglio sono sempre le stesse. Se volete spendere poco e avere una buona qualità prezzo che vi duri anche per gli altri anni, le Stabilo Aqua Color sono ottime, ma potete usare anche le... Oh mio Dio, non mi viene. Le Prismacolor, sono tante le matite che potete usare. Voi fate una cosa, andate dal vostro rivenditore e fatevene provare 5-6, loro le vendono singolarmente, hanno anche i sample. Quindi provatele e vedete quali sono quelle che vi danno una recettività migliore. La scena è scritta a primo anno, posto un disegno. In ritardo è come se non lo avesse postato, Camilla. Dopo le 13 non si accetta più nulla. È come se trovaste un negozio con la saracinesca chiusa. Io vi dico che quella è la posta e che voi potete andare a postare il vostro disegno negli orari di ufficio, che sono tutto il giorno precedente e fino alle 13 del giorno stesso. Alle 13 io calo la saracinesca ed è finita. Ma è mezzogiornata. Mezzogiornata è il giovedì, perché poi la sera ho il corso di disegno. Brava. E quindi non si può. Del resto, sono mancato 20 minuti, è successo. Mettetevi anche in testa che un disegno come quelli che lascio io, che assegno io, e vi potranno testimoniare i ragazzi degli altri anni, non è un disegno che si fa in un pomeriggio. Il disegno del primo anno, con una capacità da primo anno, si fa almeno in 4 pomeriggi, fatto bene. Postate sempre disegni, non dico bei disegni, perché questo è impossibile, non ci sarebbe il corso di disegno se postaste già da subito bei disegni, ma postate disegni fatti al meglio delle vostre possibilità, perché io me ne accorgo quando vengono postati disegni arraffazzonati e buttati lì tanto per fare, e non solo me ne accorgo, ma mi offendo anche. Perché dico, questa persona non ha nessun rispetto del mio tempo e del tempo dei suoi colleghi. Mi ruba tempo per correggere una cosa in cui non ha voluto perdere neanche 2 pomeriggi della propria vita. Quindi, in quel caso,
fate un vostro esame di coscienza, dice, io ho dato il meglio in questo disegno, allora lo posto. Potete postarli anche incompleti, come è sempre successo. L'importante è che quella piccola porzione fatta sia fatta bene. Questo disegno non è solo per chi è iscritto, questo video non è solo per chi è iscritto, è un video che è valido per tutti coloro che vogliono iscriversi al corso di disegno. Infatti ha un titolo questo video che si chiama Corso di Disegno. Se no si chiamava Gianluca. Facciamoci quattro chiacchiere. Ciao Gianluca! Che ha fatto? Ho salutato io. Quando li saluto io li saluto. Gianluca, ma abbi pietà di te. Allora, perciò, se una vola via, passa al sì, Alice, giusto, giusto. Alice ha capito tutto, come ha capito Alice tutto. Dovete capirlo anche voi, dovete ascoltarvi e non impanicarvi. Anna, i carbotello possiamo al quarto anno? I carbotello potete, sì. Ma se io richiedo più matita colorata come primo disegno, vorrei che riprendeste la mano. Poi per i carbotello c'è tempo, perché i carbotello facilitano, ma anche facilitano leggermente nelle sfumature, ma vi fanno dimenticare molto spesso, se sostituiscono totalmente le materie colorate, i tecnicismi della costruzione del disegno a matita colorata. Nel primo potete usare la griglia? Certamente sì, trovate qui il video sulla griglia. Ho girato un video, cercate griglia arte per te. Primo anno, piano piano, andateveli a guardare tutti i corsi, i video del corso di disegno qui su YouTube, c'è la playlist, corso di disegno, andateveli a guardare. Ciao Fabiola! La griglia è quella dove fa la carne. C'è il video, cerca arte per te, griglia. Potranno partecipare alla live? Certo Elisa, certo che potrete partecipare alla live. Sì, sì, la live arriva anche gente dal nulla, quindi, cioè, che non è iscritta al canale. Grazie a te! Come fa? Questo? Sì, sì. Allora, bene Cinzia, bravi. Avete qualche altra domanda? Da questo momento vorrei leggere le domande, poi ci salutiamo che ho Enzino da mettere a letto. Grazie Rosetta, anch'io vi voglio bene. Mi dispiace se mi sono seccata prima con quel ragazzo che poi volaccio, ma l'ho preso pure per pazza. Ma mi dà. Mi dà tristezza vedere gente così che. E sono giovani, ragazzi così che pensa che uno debba fare una cosa solo se alla fine ha la carta per fare qualcos'altro. Che vivi! Ma di carta igienica ne avrei tanta in bagno, usa quella. Pubblichiamo i disegni fotografandoli? Allora sì, vi conviene fare una foto col telefonino, non modificate la foto perché me ne accorgo, la foto col telefonino, possibilmente con una matita vicino, con una mano accanto, così io me ne accorgo ancora di più se modificata, dopodiché la postate. Si fa così, guardate, non ve l'ho mai fatto vedere, si mette un piano davanti a voi, disegno davanti a voi in orizzontale, facciamo finta che questo sia il foglio del disegno, e lo poggiate in orizzontale davanti a voi. Adesso per alcuni queste sembreranno cose ovvie, ma io ho visto disegni che voi non potete immaginare. Dopodiché col cellulare dall'alto, a luce naturale, si fotografa così, tac. Dopodiché si manda la foto sulla pagina Facebook di Arte per Te. Lì dove c'è la casellina per immettere i vostri pensieri, i vostri commenti, su post in pratica, e immettete il disegno, il file del vostro disegno. Quindi, facilissimo. Per favore, postate una volta sola e non 10.000 volte. Aggiornate la pagina, assicuratevi che il vostro disegno ci sia, non mettete 7 volte lo stesso disegno. Grazie! Tina, oddio, i senior possono adottare anche una tecnica differente, io l'ho scritto, potete fare un po' quello che vi pare, però io vi do anche la mia preferenza. In questo caso a me il primo disegno piacerebbe lo faceste proprio pulito pulito di tecnica, in modo che anche gli altri possano vedere come si fa, no? E anche voi riprendere la mano dopo un po' che non si lavora. Brava Anna!
Brava, scuola guida, secondo anno griglia. Sì, se mi fai una peperonata io vengo, Laura. Siamo vicine, secondo anno griglia, adesso l'abbandona, eh? Adesso, secondo anno, pazienza. Dal secondo anno la griglia è meno consentita. Una griglia molto grossa. Ti lascio fare una griglia 8x8, ok? Lo so, Veronica, infatti è meglio che quest'anno l'ho detto. Hai detto nei commenti della foto del compito? No, ho detto, Sara, che quando, quelli che hanno fatto i compiti estivi degli altri anni, quando pubblicheranno il loro compito svolto nel loro giovedì, tra i commenti mi metteranno anche i compiti estivi per farmeli vedere. L'elenco del primo anno domani ve lo metto su Facebook col primo anno ufficiale, non vi preoccupate. E al secondo anno si deve scrivere su Instagram. Sì, perché mi serve la lista. Quest'anno faccio i registri, ragazzi, quindi mi servono i vostri nomi. Proprio, infatti voglio una cosa pulita. Per questo non ho fatto su Facebook, per avere proprio una cosa conseguenziale, pulita, chiara, io vado là e vi becco subito. Ci consigli di stampare l'immagine? Cosa diceva? Ci consigli di stampare l'immagine del compito invece che usare? Sì, quello sempre, ragazzi. Stampate l'immagine, non potete stare a fissare uno schermo per Certo. 14-16 ore, vi partono gli occhi. Stampate l'immagine, mettetevela dinanzi, così la potete capovolgere. Andatevi a vedere il corso di disegno, là vi parlo delle tecniche di osservazione, del capovolgere il foglio ogni tanto per vedere le giuste proporzioni. Insomma, la matrice va stampata sempre, come io vi cerco le foto grandi apposta. Katia, non ti preoccupare, tu seguici, magari entrerai più in avanti. Comunque, Va si bene? può essere uditori anche del secondo anno? Di tutti gli anni. Giussi, ma tu il primo anno l'hai fatto? Uditori si può essere dell'anno di appartenenza. Se non si è fatto il primo anno, non si può andare da nessun'altra parte. Cosa, Swiss? Vabbè, poi vediti il video, sì. Si pubblica nei disegni su Facebook. Tutto, tutto. I disegni vanno riprodotti per intero. Bene, Vabbè. ragazzi, non vi preoccupate se non siete entrati a far parte del primo anno tra i 40 ufficiali. Non vi preoccupate minimamente. Fatelo il corso. Se la cosa vi piace, se è una cosa che vi dà gioia, gratificazione, fatelo lo stesso, perché alla fine di questi tenaci che lo fanno, ne rimarranno pochissimi e quindi man mano che si libereranno i posti, sarà per me facile veicolarli all'interno. Quindi io vi dico, fatelo. Eh sì, tranquilla. Del Va bene. E allora, ragazzi, la provenienza delle foto per il problema. problema del copyright, in che Quando senso? pubblichi le foto. Ah sì, dovrei, però certe volte io non la so la provenienza, nel senso che sono file vecchi che avevo messo da parte, Bravo. quindi quando in alcune ci sono, quando li prendo da siti, da cose, ma quando... Albania, ne vai a dormire. Va bene, ragazzi. Benissimo, quindi rispondi a Wolf, sì che è positivo fare il corso anche se ha 13 anni. Sì. Mi raccomando, condividete questo video, rivedete questo video, magari ci sarà durante tutto quanto la risposta alla vostra domanda, troverete. E poi per il resto, Ciao saluto. Davide, ciao tesoro, buona nanna Bene. e ciao a tutti, buona nanna a tutti, vi voglio bene, sono felicissima di avervi ritrovati anche quest'anno con tutto questo slancio. Ci faremo grande compagnia, ci faremo tante risate, adesso cominciamo, pensate che abbiamo cominciato con l'autunno, poi viene Natale, i panettoni, disegnerete tante cose buonissime. E allora ci vediamo qui. Giovedì prossimo e sempre su Facebook, domani su YouTube con un nuovo video, su Facebook con la pubblicazione della lista. La lista la pubblicherò sia su Facebook che su Instagram, quelli col cuoricino, lo sapete, siete dentro. Per il resto ci troviamo sempre qui, Sì, ragazzi, quindi su tutti i buonanotte a tutta social. l'Italia, a tutta Buonanotte a tutti, a tutta l'Italia, a tutto il Italia, a tutto il mondo. mondo. Buonanotte, Ciao, vi vogliamo buonanotte. bene, ciao. Aspettano.
Ciao ciao!